Allora, chi frequenta il mio canale da almeno 7-8 anni circa, quindi praticamente dall'inizio, forse si ricorderà, e giuro che se lo trovo, non ve lo prometto, ma spero di trovarlo, mi metto il link del video in questione. Insomma, si ricorderà la prima volta che io indossai un rossetto rosso. Per me fu proprio una svolta assurda, forse è stata anche la rovina, perché io fino a quel momento usavo solo, esclusivamente nude, gloss, rossetti chiari, cioè io proprio, ma forse si percepisce secondo me da quel video, ma mi vedevo veramente strana, cioè non riuscivo a immaginarmi con un rossetto del genere, e insomma, è veramente, sembra strano pensarci adesso. E non mettevo un rossetto rosso da un sacco di tempo, quale migliore occasione per intanto augurarvi buona vigilia di Natale, voi vedrete questo video il 24, e ovviamente buon Natale. Mi faceva sorridere questo pensiero, insomma, non mi ricordo in che periodo fosse, cioè, sicuramente abitavo a Catania, mi ricordo anche la location, e se non sbaglio era un rossetto di Paola P, perché mi era stato inviato, perché figuratevi, non avevo mai pensato di comprarmi un rossetto rosso, mi pare di ricordare così. Vediamo se poi vado a vedere se effettivamente sia così oppure no. Questo video non sarà un Get Ready With Me, cioè, volevo registrare ma poi non sapevo cosa volevo fare, non mi andava di registrarmi, ho detto beh dai faccio, che, insomma, faccio una faccia del giorno, anche perché non è nulla di straordinario, ecco, è giusto per indicarvi i prodotti che ho utilizzato, quindi facciamo alla vecchia maniera, se chi si ricorda facevo praticamente sempre sempre tantissime facce del giorno. Iniziamo dalla base. In realtà questo è un trucco che mi dovrà durare fino a stasera, perché oggi è sabato e stasera devo uscire, devo fare serata sicuramente fino a tardi, quindi mi deve durare. Ha detto, vabbè dai, riproviamolo, perché ultimamente l'avevo riprovato con un primer idratante sotto, che tra l'altro mi sono dimenticata, vabbè. Effettivamente aveva avuto una resa migliore, quindi visto che ce l'ho, visto che lo voglio consumare, perché non mi va neanche di regalarlo, ho usato il NARS Radiant Creamy Natural Radiant Longwear Foundation, si chiama così. Io ce l'ho nel colore Deauville, il colore è perfetto praticamente, è un muro, è malta, cioè questo fondotinta è veramente tanto coprente. Oggi devo dire che mi ha dato un effetto che mi piace, cioè non è un effetto naturale, manco per niente, però visto che l'ho pensato per stasera, per la sera, mi va bene. Con un primer idratante ho usato quello di Smashbox, quello idratante, non mi ricordo come si chiami, se mi ricordo vi lascio il link nell'info box, e ho messo sopra lui. E al momento va bene. E il problema di questo fondotinta è che veramente su di me risulta pesante, è veramente. Non vi nascondo che mi è capitato di trovarmelo anche tipo nelle rughe, tipo qua, così, vabbè. Però, vabbè, c'è chi lo ama e chi lo odia, dipende da cosa cercate da un fondotinta. Io attualmente non cerco questo tipo di coprenza, però ce l'ho, lo uso e in certe occasioni può anche andare bene. Poi, correttore, ho ripreso questo qua di Huda Beauty ed è, io ce l'ho nel colore Nougat. Vi ho parlato già abbondantemente di 30 correttori, quindi non mi dilungherò. A me lui piace molto, non è il colore azzeccatissimo, o perlomeno con questo fondotinta ha matchato, sì, ma ci voleva qualcosina di più scuro all'interno dell'occhio, però devo dire che comunque, insomma, mi piace come correttore, ve l'ho già parlato. Durata, poi tra l'altro mi fido molto della durata, quindi sono andata tranquillissima. Prima di mettere la cipria ho usato, devo dire che ultimamente Huda Beauty è molto presente nei miei video, perché sinceramente ha dei prodotti veramente buoni, cioè non tutto ovviamente, per esempio non mi sono trovata per niente con la Move Obsession, ma quella è stata una cosa mia, ma questo è il NETOP 2019, il Tantour, quindi Contour and Bronzer Cream, ce l'ho nel colore Fair ed è, vabbè, quello che ho usato per scolpire leggermente il viso. Sempre prima di mettere la cipria ho messo anche un pochino di questo blush che amo alla follia, è un blush in crema di La Masca, si chiama Zygomatic. In realtà lui l'ho messo prima di mettere la cipria, solo alla fine ho deciso di aggiungere un tocco di rosso, perché dopo aver messo il rossetto mi sono resa conto che era veramente troppo chiaro,
Con un gloss sarebbe stato da Dio, ma avendo messo un rossetto rosso, ho preferito aggiungere un pizzico di rosso sulle guance, che ovviamente in video risulta assurdo, ma vabbè, ormai siamo abituati a questa cosa, non starò a ripetermi. Giuro che blocco qualcuno che mi, prima che mi scrive, senza da scrivermi, è troppo blush sulle guance. Non è più successo ultimamente, perché, forse perché comunque la gente lo ha imparato, però dovesse succedere, giuro che la blocco. Come cipria ho messo questa qua di Skin Food Peach Cotton Multi Finish Powder. La pesca, l'ho già parlato nel video che avrete visto nei giorni precedenti, mi è arrivata da Yes Style, è una cipria fantastica. Ve la straconsiglio se dovete fare un ordine da Yes Style, non lo so se si trovi da altre parti, se la trovo qualche altro link ve lo lascio, però è meravigliosa, l'ho adorata, è veramente super sottile, non sbianca, mi piace un sacco, l'avevo già usata in passato, questa sarebbe una versione migliorata. Quindi questo è tutto quello che ho fatto prima di mettere la cipria. Andiamo agli occhi. Come primer l'ho dimenticato, ma ho usato quello di Kat Von D oggi perché volevo uniformare la palpebra, ma tanto quello non c'è, non si trova, non è acquistabile da nessuna parte, quindi era anche inutile. Sugli occhi ero partita con idee diverse. Ero partita con l'idea di fare comunque sì la palpebra, anzi no, vi dico come ho iniziato, perché prima di mettere, no, prima ho messo l'oro. Ero partita prima mettendo questo ombretto liquido di Stila che è Stylish. Lo faccio vedere sulla mano, che in realtà avevo ancora la palpebra nuda, avevo messo lui, mi sono resa conto essere stupendo da solo. Se non avessi avuto intenzione di fare una cosa più intensa, come poi alla fine ho fatto, probabilmente avrei lasciato lui da solo con mascara e via. Ed è una cosa che assolutamente rifarò perché è bellissimo. Vedete che sembra semi-trasparente, ma vi assicuro che sull'occhio l'effetto era bellissimo. Volendo fare una cosa più intensa, alla fine avevo deciso di aggiungerci sopra questo ombretto di House Labs ed è Aphrodite. Tra l'altro vi annuncio che me ne devono arrivare altri due. Allora, questi ombretti qua sono molto particolari. I due che mi devono arrivare, che sono quelli nuovi, dovrebbero essere più coprenti, hanno una texture diversa, ma a me questa texture qua in realtà piace un sacco perché quando si sfumano da Dio. Vedete come diventa anche lui da solo sulla palpebra nuda, stupendo. Forse prediligo di più questo perché è più dorato, mi piace di più come mi sta il dorato addosso. Quello che mi deve arrivare sembra meraviglioso, non vedo l'ora. Dopo aver fatto questa operazione qua, passiamo a lei. Allora, ve l'avevo fatta già vedere nel video precedente, un video precedente. Vi ho detto che ho comprato la Biba di Natasha Denona, ma quando ho scoperto che si potevano riarrangiare le palette perché hanno dei buchini, si possono estrarre le cialde e quindi ve la componete come volete voi, avendo io altre due palette di quelle da 42 euro, quelle sono quelle depottabili, cosa ho fatto? L'ho riarrangiata totalmente, la disposizione degli ombretti l'ho cambiata perché mi urtava il sistema nervoso, io voglio capire chi decide di disporle in certi modi le palette. Fondamentalmente mi sa che i nomi non corrispondono più perché le ho spostate tutte, però fondamentalmente gli ombretti sono tutti della Biba tranne questi due, questo viene dalla palette numero 5 di Natasha Denona e questo ombretto qua viene dalla Cranberry Palette, gli altri sono di questa palette, semplicemente li ho rimescolati, li ho messi per gradazione, per finish, per esempio questi quattro qui. Sono dei creamy matte, adesso non mi ricordo come li definiscono, poi questi sono tutti matte, questi sono tutti shimmer, satinati, quello che è. Cosa ho utilizzato di questa palette? In realtà non tantissimo, ho usato lui, che mi piace tantissimo, che è questo marrone tortora scuro freddo, bellissimo, tra l'altro questo da usare per chi è inverno profondo, perfetto, perché ormai praticamente abbiamo solo marroni caldi nelle palette. Diciamo che per chi è inverno profondo un po' vincola. A proposito, io sa che presto mi farò i capelli neri, rifarò i capelli neri perché sono un po' mascocciato. Ho usato questo nella piega e ci ho messo anche un pizzico di nero e le ho sfumato, 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 sfumato. E sulla palpebra mobile invece, beh, non mi sono, ho lasciato le salviette di là, benissimo. Sulla palpebra mobile invece ho utilizzato dalla Mercury Retrograde questo qua, quindi alla fine questa luce pazzesca che vedete è merito di questo ombretto qua che si chiama Gold Glitch, che è questo qua.
Ovviamente sotto aveva una base già di glitter, però di per sé è molto luminoso. Ve lo metto qua. Non rende. Vabbè, comunque il risultato è quello che vedete sugli occhi. In realtà, perché è strano sto ombretto, perché ha riflessi dorati, riflessi rosa, riflessi bronzo tipo, beh, bellissimo, è veramente molto particolare. Alla fine, ma veramente dopo aver messo mascara e tutto il resto, però ve lo faccio vedere adesso, ho picchiettato questo prodotto di Lotti London. Tra l'altro, mi sono accorta che puzza tantissimo, puzza di... Non ve lo dico, di vecchio, di negozio cinese. Mi viene da pensare, me ne sono accorta adesso. Perché l'ho comprato? Perché mi piaceva tantissimo How Many Carats di Fenty Beauty. Però è un prodotto che ho detto, ma io non mi va di comprarlo, sto coso, solo per mettermelo così sulla palpebra mobile ogni tanto. Ed è il suo, diciamo, dupe, non è identico, però ci si avvicina molto. Allora, quando ve lo prelevate, questo rispetto a quello di Fenty ha una base colore un pochino più presente. In realtà, poi una volta steso, picchiettato leggermente, però questo dovete vederlo dal vivo, l'effetto è molto molto simile, dà questi sbrilluccichini, quindi ne aumenta un pochino la luminosità. Non lo so se abbia cambiato tantissimo, però l'effetto finale alla fine mi piace un sacco. Il rossetto comunque è ipnotico, mi rendo conto, è bellissimo, è la prima volta che lo metto, sono pure io in love totale. Quindi dicevo, occhi, mascara, ah no, matita, che mascara. Matita, ho provato oggi per la prima volta questa Black Eyeliner Waterproof di Laila, che l'ho trovata nella box che mi è arrivata dall'azienda. È una matita automatica con amina così. Me ne avevano parlato strabene. Allora, l'ho messa alla riva interna e anche sopra. Alla fine il risultato adesso è bello intenso. Dovrebbe durare tanto, questo ve lo farò sapere. Non mi ha fatto impazzire la stesura, cioè non lo so, sarà che sono abituata ad altri tipi di matite, vedremo come rende, solo che non mi ha fatto proprio, non mi è piaciuta come si è stesa. Nella rima interna ho fatto due passate, ho aspettato un po', poi sono ripassata e comunque forse la forma anche della punta che è obliqua, tipo quelle di Essence per capirci. Mi faceva un po' sbavare, io non volevo scendere troppo con il nero, non avrei voluto fare questo effetto qua, l'avrei voluto un pochino più rialzato, però ormai c'era, quindi ho dovuto sfumarla, quindi vi farò sapere, però come primo utilizzo non mi ha entusiasmata. Poi magari da sfumare se si vuole fare un eyeliner sfumato ci può stare, infatti c'è scritto eyeliner, non c'è scritto Kajal. C'è anche la Kajal che voglio provare, quella già come consistenza mi ispirava di più, vedremo. Mascara, tantissimo mascara, guardate qua che roba. Ma voi veramente non l'avete ancora comprato lui? My Toy Boy di Diego Dalla Palma, l'ho già recensito, era uno dei primi utilizzi che ho fatto, o il primo. Non mi ricordo, vabbè, comunque è un mascara strepitoso, tra l'altro sta migliorando, quindi perché all'inizio mi piaceva solo la prima passata, ho notato, la seconda tendeva a impiastricciarli un po', invece adesso vedo che riesco a stratificarlo, intensificarlo, e guardate che cos'è. Io penso che, tra l'altro, vi dico una cosa: stamattina io ero partita e ho detto quasi quasi oggi provo le ciglia finte, perché non ne ho delle nuove di Eylure, ma ne avevo anche di Ardell. Ne ho fatto la prova senza ancora aver messo il mascara. Ho preso le ciglia finte e le ho appoggiate per vedere. Poi saranno anche le ciglia che ho, che non sono niente di esagerato, però sono delle ciglia finte. E ve lo giuro che questo in confronto è molto meglio di quelle ciglia finte lì che ho, che avevo. Veramente bellissimo. Sopracciglia ho dato una ripassata con la Precisely My Brow Pencil di Benefit. Io uso la numero 6, è il mio colore perfetto. Gli occhi li abbiamo finiti. Illuminanti, ho mescolato questi due. Io veramente, ragazzi, spero per voi che riusciate a trovarli. Potete provare se avete vicino dei pinalli, negozi pinalli nuovi appena aperti, perché ho visto che in quelli che hanno appena aperto li avevano riassortiti, mentre sono, credo, sold out quasi ovunque. Io mescolo, prima metto Amnesia e poi ci metto un pizzico di Ozone sopra e mi fanno impazzire. Di solito neanche te sento il bisogno di aggiungerci altro, perché in realtà se di fronte non si vede, si vede solo quando voi vi girate, ed è bellissimo. Il blush che ho picchiettato sopra, solo per... stava cambiando la luce. Allora, il blush che ho picchiettato sopra alla fine,
Questo non credo che sia più in vendita, ma è un pezzo veramente da collezione mio, ovviamente, cioè non è che sia tutto ciò granché. Questo ce l'ho da prima ancora che io aprissi il canale, perché mi ricordo che ne parlai nel blog quando ancora avevo il blog, quindi questo blush ha più di 8 anni, sicuramente, forse quasi 9, ed è un blush di Sleek, credo fosse una limited edition, si chiama Scandalous ed è il blush rosso. Perfetto, è favoloso. Sembra neanche scalfito e vi assicuro che l'ho usato, ma perché ne basta veramente, veramente, veramente poco. Ne ho avuti altri di blush rossi, ma questo l'ho ottenuto per affetto, perché è veramente uno dei primissimi prodotti di make-up che ho preso. Bellissimo. Dulcis in fondo, andiamo al rossetto, che è veramente strepitoso. Allora, è un rossetto liquido. Devo dire che adesso ce l'ho su da una mezz'oretta circa. Non è la cosa più idratante del mondo, ma devo dire che non è neanche particolarmente. Rimane molto sottile. Io penso che l'effetto parli da solo perché è veramente bello. Non rattrappisce le labbra. Sto parlando di questo rossetto di Pupa I'm Love Proof. Questa è una linea uscita relativamente di recente. E questo è lo 011. Ditemi se non è pazzesco, è un rossetto rosso in base blu. Ero indecisa fra questo e l'altro, che è un rossetto più profondo, più scuro, che probabilmente sicuramente mi sta meglio. Però oggi ho detto: beh, dai, metto sto video per Natale, quindi mettiamo un bel rosso classico. Avrei voluto mettere quello di Fenty Beauty, però devo mangiare, quindi vabbè, questo magari sono quasi certa che spero che resista al pranzo, eventualmente vi aggiorno. Ma al massimo, ecco, lo ritocco facilmente. Quello di Fenty Beauty, no. Quello di Fenty Beauty dovete metterlo, uscire, non fare niente e tornare a casa. Però è un rosso pazzesco, di quelli che quando vi girate, insomma, quando uscite con quello, sicuramente vi chiederanno cos'è. Però questo devo dire che non è mica male, insomma. Niente, io con questo ho finito questa faccia del giorno. Questo è un tipo di video che io potrei fare molto, molto più facilmente. Mi verrebbe anche più voglia di farlo. Quindi fatemi sapere. A parte che io, ecco, faccio una domanda. Approfitto di questo video per farvi una domanda, vi faccio gli auguri intanto e vi chiedo: ma perché vi piacciono così tanto i miei Get Ready With Me? Alcuni ogni tanto me l'hanno scritto, però io credetemi, non me lo spiego perché non ho nulla, cioè, da insegnare, perché non, io stessa mi aggiungo. Io se guardo dei miei video di 1 o 2 anni fa e non ridisco perché vedo delle cose che oggi non farei più, però ho aggiustato il tiro nel tempo. Tipo oggi credo di aver fatto un trucco che più o meno mi alza un pochino la palpebra, ma non è che sia tutto sto trucco correttivo, ecco. Quindi mi chiedo perché vi piacciono, la motivazione profonda per cui vi piacciono così tanto. Questa cosa mi ha fatto pensare perché ho chiesto su Instagram idee di video, vi giuro che tantissimi mi avete scritto video in cui ti trucchi. Ma perché? Perché io veramente faccio fatica a guardare quelli degli altri, nel senso sono pochissime le persone che non mi annoiano durante questo tipo di video. Quelli che seguo è perché mi piacciono come si truccano e perché magari mi danno, forse perché si possono avere degli spunti. Boh, vabbè, fatemi sapere, insomma, è una cosa che mi incuriosisce. Però, visto che comunque non sempre riesco, anche per una questione di tempo, fatemi sapere se eventualmente in alternativa vi può far piacere questo tipo di video. Così almeno, magari, ecco, per dare delle idee, dare delle impressioni su dei prodotti nuovi, così vi posso dire qualcosa. Fatemi sapere. Io vi saluto, vi auguro ancora una volta buon Natale, spero lo passiate in famiglia, no, in famiglia, insomma, passatelo con chi vi pare, anche col vostro gatto, non è un problema, io mi è capitato in passato anche di farlo da sola con Zoe, nessun problema. Niente, ci vediamo sicuramente, non so se magari per Santo Stefano, forse il giorno di Natale no, ma semplicemente perché to magari veramente, cioè, c'è sicuramente chi guarderebbe il video, però non credo abbia molto senso. Però per Santo Stefano, se riesco a fare qualche video, ve lo metto, metto qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. No, mi stavo dimenticando, ho rifatto la piega con la spazzola rotante, quella della Rovetta, che non usavo da un sacco di tempo. Io non so quando, perché
richiede un pochino, è un po' più impegnativo, ma voglio registrare, e questa è una promessa, un video in cui vi faccio vedere tre pieghe diverse, una con la spazzola rotante tipo quella che ho usato oggi, cioè l'ho usata ieri sera, ma questa è la piega, una con la spazzola di Revlon e una con la spazzola rotante riscaldante, cioè quella che non asciuga. E vi faccio vedere i tre risultati che io ottengo sui miei capelli. Devo farlo, ve lo prometto. Se riesco anche entro l'anno nuovo, chi lo sa. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!